Ciao a tutti, oggi vi propongo dei deliziosi burger vegetali a base di fagioli a zucchi o soia rossa. La soia è iperproteica e un'alternativa salutare alla carne e questi burger sono deliziosi. E adesso cuciniamo. Iniziamo versando i fagioli di soia rossa o a zucchi cotti in ciotola insieme all'avena ridotta in poltiglia, alle olive finemente tritate, al basilico fresco tagliato a listarelle fini, al parmigiano reggiano grattugiato per il gusto e aggiungiamo un uovo fresco per legare insieme il tutto. Ora condiamo con cipolla disidratata ed aglio in polvere, secondo gusto, e con salsa Worcester per il suo inconfondibile aroma. Adesso iniziamo ad incorporare bene tutti gli ingredienti usando una spatula, prima di procedere con le mani così da mescolare al meglio possibile i sapori dei nostri burger di soia rossa. Non abbiamo messo sale perché la salsa Worcester è già salata. Usando una forma da cucina, formiamo i burger su un foglio di carta da forno. È importante pressare bene i burger per dargli consistenza. Estrarre i burger con cautela tirando su lentamente la forma di metallo. Cuocere i burger in padella antiaderente per 2 a 3 minuti su ogni lato. Ecco, rimane di assemblare i burger con insalata, formaggio e pomodoro fresco. Per questa ricetta abbiamo usato come pan un ciapati di farina integrale tagliato a metà. Ecco gli ingredienti per realizzare i burger di soia. Vi ricordo che questi burger contano 190 calorie l'uno, hanno 12 grammi di proteine, 21 di carboidrati e 6 di grassi. Inoltre sono ricchi di potassio, magnesio e grazie alla soia anche depurativi del fegato. Se ti è piaciuta questa ricetta, clicca like, iscriviti al canale e ricorda, siamo anche su Facebook. Buon appetito!